Mantenere il cammino record, continuare a correre, arrivare rilassata con lo scudetto in tasca alla ripresa della Champions League è l'obiettivo della Juventus sul campo del Livorno, che dopo due sconfitte vuole tornare a fare risultato per ricacciare indietro le ambizioni UEFA di Lazio e Chievo. Fabio Capello sceglie in attacco la coppia Trezeguet-Del Piero, insieme dall'inizio in campionato solo 5 volte, nel riscaldamento infortunio per Emerson che sembra non essere in grado di giocare, alla fine invece ce la fa. E a centrocampo gioca con al fianco Gianni Kedd al posto di Vieira indisponibile. Dall'altra parte Mazzone raggiunge Nereo Rocco, 787 panchine in Serie A, dato non ancora ufficiale perché comprende 3 gare di spareggio. Domani il tecnico compie 69 anni, il primo regalo per ora è il recupero di Lucarelli, assente la scorsa settimana, questa sera in campo. Dirige Dondarini, che deve dimostrare di essere subito in palla. La Juventus esce bene dal centrocampo folto del Livorno. Gianni Kedda per Del Piero, il tocco morbido per Nedved, testa per Gianni Kedda e Trezeguet scappa via tra Vargas e Galante e fa 1-0. È solamente il terzo minuto, 19esima rete in campionato per il francese, 121esima complessiva con la maglia della Juventus. Protestano molto però i giocatori del Livorno per un fuorigioco che invece non c'è. Vede bene Dondarini, vede bene l'assistente Faverani. Trezeguet è in posizione regolare e al terzo minuto Livorno 0, Juventus 1. Su un lancio di Argilli al 14esimo la palla sembra ormai della Juventus, invece no. Morrone anticipa Balzaretti, lo accompagna Lucarelli, vede che ha spazio, prova il sinistro. Bella la coordinazione dell'attaccante, esteticamente bella anche la parata di Buffon, con complimenti reciproci poi tra i due. Dopo un minuto calcio di punizione per il Livorno, lo batte Ruotolo, mette fuori di testa Zebina, arriva Ferzel al volo, buona la coordinazione, un po' meno la mira, pallone fuori con Buffon che sorveglia la traiettoria alla sua sinistra. Livorno un po' in difficoltà su Del Piero, molti falli su di lui, il primo cartellino giallo della partita è per Vargas, il secondo invece per Pavel Nedved che ferma così Lucarelli per evitare di far andare via il Livorno in superiorità numerica. La Juventus riesce comunque ad addormentare la partita per tenere il risultato di vantaggio. Lancio di Balzaretti per Del Piero, mentre Del Piero viene incontro, Nedved va in profondità e costringe Amelia all'uscita di piede. Finisce così il primo tempo 1-0 per la Juventus, con Mazzone che si lamenta nel tunnel degli spogliatoi nei confronti di Dondarini. Si ricomincia senza cambi e con Livorno deciso a reagire. Errore di Gianni Kedda che spara su Ferzel, poi si fa anticipare da Lucarelli. Ferzel allora se ne va via dopo il tocco dell'attaccante. Tunnel a Thuram e Buffon è battuto al 7° minuto. Livorno 1, Juventus 1. Secondo gol in campionato per il giocatore francese, che rivediamo battere Buffon con il sinistro. Ma passa poco più di un minuto e la Juventus si riporta avanti. Emerson, Nedved di prima per Trezeguet, Vargas è in ritardo, cade anche a terra, non c'è fallo e Trezeguet realizza così il 20° gol in campionato, 26esimo complessivo in questa stagione. Hansen, il più grande realizzatore straniero della Juventus, è solo a 2 lunghezze, 2-1 per i bianconeri all'ottavo della ripresa. Dopo un brutto primo tempo la gara si fa divertente. 11esimo, punizione di Ruotolo, testa di Argilli, Lucarelli cade e non riesce a deviare verso la porta. C'è Galante che prova in rovesciata, facile la parata di Buffon. Molti errori da entrambe le parti, in questo caso al 12esimo sbaglia Argilli. Del Piero serve Gianni Kedda che cade, scivola e si fa recuperare. Iniziano i cambi, Bakayoko per Vargas nel Livorno, Bakayoko seconda punta, Colucci scala indietro a centrocampo e Argilli da centrocampista diventa difensore centrale. Mutu per Camoranesi nella Juve e Ibrahimovic per Trezeguet, un po' di riposo per il francese. Capello pensa anche agli impegni futuri. Calcio d'angolo di Ruotolo, testa di Lucarelli, Morrone sul secondo palo non ci arriva, grandissima occasione per il Livorno al 21esimo con Thuram che perde la marcatura su Lucarelli. Ottima partita di Ferzel nel Livorno, qui il francese mette in mezzo, viene chiesto un rigore ma Emerson colpisce con la testa, il pallone gli carambola sul braccio vicinissimo. Intanto Cesar Prates sostituisce Argilli, da 3-5-2 a 4-4-2 per il Livorno, calcio d'angolo di Mutu e testa di Pavel Nedved che quasi chiude gli occhi e non riesce a inquadrare la porta. Il 36esimo, le squadre sono lunghe e allora fioccano le occasioni. Lancio dalle retrovie con Nedved che ha due opzioni. Ibrahimovic a sinistra, Mutu a destra, il rumeno sbaglia tutto, incespica e dà modo a Galante di recuperare. Tutto questo al 37esimo nella Juve, Ibrahimovic cerca di fare grandi cose sul lancio di Thuram, numero e poi un po' di fortuna per andare via a Galante. Cross troppo forte però per la deviazione di Del Piero al 41esimo.
Juventus ancora in avanti con Ibrahimovic nel finale, pallone per Nedved, Galante copre, rischia qualcosa, alla fine concede il tiro parato da Meglia, ma era comunque fallo del cieco. Nedved poi suggerisce per Ibrahimovic che con un numero va via a Morrone, percorre 40 metri di campo, sceglie di non farsi aiutare dai compagni, fa fare, il tiro esce abbondantemente alla sinistra di Amelia. Il Livorno si riversa nell'area della Juve buttando molti palloni in mezzo, ma alla fine incassa il contropiede da Mutu a Del Piero sulla chiusura di Grandoni, il sinistro. Per Amelia non c'è nulla da fare, decimo gol in campionato per Del Piero e al 50° della ripresa è quindi 3-1 per la Juventus e anche il risultato finale. Bianconeri per ora a +13 sul Milan, reduci da 20 risultati utili. Il Livorno invece non vince.